Comunque, eccoci al primo video girato con la nostra Cube, la nostra Polaroid Cube, potete vederla da qua. Ecco, questa è la Polaroid Cube, è arrivata oggi, preordinata un paio di mesi fa su Fotoyoyo, oggi è arrivata. Le immagini che vedete girate invece dall'altra camera sono girate con una GoPro Hero 3 che potete vedere qua. Eccola. Queste sono le immagini girate quindi sulla Cube che riprendono la GoPro. Questo video è un video comparativo, ma proviamo a farlo, nel senso così, ci abbiamo i Mount 2, vediamo un po' la differenza tra le due camere. Andrea saluta, vediamo un po' la differenza che c'è anche così in periferia dell'inquadratura. E vi faccio vedere in comparazione anche della grandezza delle due telecamere, dei due corpi delle due telecamere, eccole qua. Un po' sporco lo specchio, ma si vedono benissimo. Le due, la differenza soprattutto, molto molto più sottile la GoPro rispetto alla Cube, molto più piccola però diciamo in totale il volume occupato è minore, quello del Cube, che appunto è, come dice il nome stesso, un cubo. Stiamo girando senza necessario, cioè con la luce normale, sono due lampadine e basta. Proviamo magari ad andare un po' più in qua dove siamo un po' più all'oscuro, cioè un po' più con luci magari meno forti, anzi con magari dominanti di colore. Qui abbiamo dei LED viola e dei LED azzurri che danno alcune dominanti. Questo dovrebbe venire una specie di controluce, qui vediamo un po' come viene, anzi vediamo con una luce forte alle spalle cosa viene. Niente, quindi questa è la comparazione tra, non ho detto, una GoPro Hero 3 Black Edition e la nuova Polaroid Cube Cam, che è questa. Ciao ciao!